Saluti a tutti. L'Osservatorio Nazionale per i Femminicidi, Lesbicidi e Transgidi dell'Associazione Non Una di Meno, all'8 febbraio di quest'anno, quindi poche settimane fa, ha registrato 8 femminicidi, devo leggere a questo punto, un suicidio, 4 morti in via di accertamento per sospetta violenza di genere o patriarcale e 6 tentati femminicidi. Questo è il quadro generale. Bentornata fra di noi, Piera. Buonasera e grazie per l'invito. La dottoressa Piera Banti è presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Lucca, ma praticamente è precorritrice di questa attività di contrasto nei confronti di questo odioso crimine. Io, guardando, Piera, il nostro archivio, ho scoperto che la prima volta in cui ci siamo visti era ben 8 anni fa, che non è poco. Ecco, sicuramente da quel nostro primo incontro qui in televisione sono accadute molte cose, no? Sì, direi che è cambiato molto, sia a livello locale che a livello nazionale, perché in questo momento c'è un grande, diciamo, interesse sul tema della violenza, in particolar modo della violenza di genere. E la nostra provincia, devo dire che è una provincia forte perché ha una rete forte per quanto riguarda non solo la violenza sulle donne, ma anche per quanto riguarda i crimini d'odio. Tu infatti hai parlato anche di lesbicidio, hai parlato anche di violenze nei confronti di persone che vengono discriminate per motivi, altri motivi che possono essere razziali, religiosi, omofobiche. Ecco, c'è qualcosa che io non sono riuscito bene a capire, forse mi può aiutare, a proposito delle cifre, dei numeri. I dati non sono sempre omogenei, mi pare di capire. Cioè, per esempio, il 25 novembre dello scorso anno, in occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro la Donna a Milano, si è parlato di 107 femminicidi, a Roma di 109 e in altre città, in maggioranza, di 106. Per quale motivo c'è questa differenza? La differenza è in base a come vengono raccolti i dati. Perché sappiamo, no, che il femminicidio è l'uccisione della donna in quanto donna, e la differenza dipende, in poche parole, da chi raccoglie dati. E per esempio nella regione toscana questi dati vengono raccolti dal laboratorio della regione toscana, e anche qui vengono spesso raccolti questi dati in parte dalle forze dell'ordine, in parte anche da quello che viene pubblicato sui media, sulla stampa, e quindi non è facile raccogliere questi dati perché a volte questi femminicidi vengono evidenziati in seconda battuta, dapprima vengono etichettati in un modo e poi successivamente invece escono fuori nuove prove, nuovi indizi che ci portano alle etichettature di femminicidio. Ci sono tra i numeri, è impossibile, credo, leggerli nelle loro profondità. Ma io sono stato colpito, leggendo questi dati, dall'età. Ho letto di una bambina di 13 anni che è stata uccisa e di una signora di 95 anni che è stata uccisa. Ma come si può spiegare questo tipo di cose anche nei confronti dell'età della vittima? C'è una spiegazione qualsiasi oppure no? Allora, tu sai che io sono coordinatrice anche per quanto riguarda l'azienda Toscana del Nord-Ovest per i medici dei pronto soccorso della nostra ASL. E andando a vedere quelli
che sono i nostri dati e i dati poi dell'Osservatorio della Regione Toscana, che sono stati pubblicati nel 15° rapporto sulla violenza di genere a novembre del 2023, vediamo che in effetti la violenza di genere non risparmia nessuno, a partire praticamente dalle giovani età fino ad arrivare alle età più estreme. Abbiamo avuto casi di femminicidi anche in donne con età superiore ai 90 anni. Non solo, se andiamo a vedere quelli che sono stati i femminicidi nella nostra regione, ti do anch'io due dati, dal 2022 dal 2012 al 2022, o meglio, scusatemi, dal 2006 al 2022 in Toscana abbiamo avuto 132 casi di femminicidi, di cui 55 a carico di donne sopra i 60 anni e due casi sopra i 90 anni. Non c'è differenza perché purtroppo là dove ci sono famiglie maltrattanti e famiglie violente vengono coinvolte spesso anche i minori. E i minori, a differenza diciamo, degli adulti, vengono colpiti in percentuali uguali, grosso modo al 50%. Mentre quando parliamo di violenza sugli adulti, per quanto riguarda quelli che sono i casi dei codici rosa, l'82% sono rappresentati da donne. Io sono rimasto colpito anche da due dati. Scusami se ti può sembrare banale questa cosa, ma sono una persona che legge, quindi si fa delle domande. Da una parte mi è sembrato di capire dentro i numeri che leggo che c'è stata una specie di recrudescenza del femminicidio. Quando c'eravamo tutti chiusi in casa a causa del Covid. E in questo caso sembra che ci sia stato un massiccio, come dire, non ritorno, ma una massiccia insistenza del femminicidio oltre l'età di 60 anni. E l'altro dato che mi ha colpito è che il 25% dei femminicidi tra i 71 anni e i 90 anni avvengono in ambito familiare. E in questo caso mi sono posto la domanda se la vecchiaia oggi rispetto a 50 anni fa viene vissuta in modo diverso oppure no, cioè se il sistema, paese, se la socialità, le culture nuove emergenti danno una mano a questo fenomeno. Allora, per quanto riguarda il periodo del Covid, in effetti abbiamo avuto un aumento esponenziale dei casi che non si sono verificati tanto nei pronto soccorso perché le donne erano chiuse in casa spesso con i loro aggressori a causa del lockdown, ma soprattutto questo aumento delle richieste d'aiuti sono arrivate alle helpline, quindi ai numeri che le donne possono fare per chiedere aiuto, tipo il 1522 o ai centri antiviolenza. E questo proprio perché, come dicevamo prima, come ho detto prima, le famiglie sono state obbligate a rimanere confinate nelle loro mura domestiche. Noi sappiamo benissimo che la violenza sulle donne è prevalentemente violenza domestica, cioè avviene da parte di persone molto vicine alla donna, che possono essere mariti, partner, spesso figli. Infatti, la cosa che si vede proprio analizzando quelli che sono i dati dell'Osservatorio della Regione Toscana sulla violenza di genere è proprio questa, che mentre per quanto riguarda le donne nella fascia d'età più giovani le violenze vengono fatte sempre da parte di partner, ex partner, ex compagno, comunque qualcuno a loro vicino da un punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda le donne più anziane, con un'età superiore ai 60 anni, l'aggressore generalmente è qualcuno che si prende cura di loro, che può essere un caregiver o, perché no, proprio un figlio.
E in che modo è cambiata la società? È cambiata nel senso che abbiamo visto che le donne e soprattutto quelle anziane con problematiche di salute, come possono essere una compromissione dello stato cognitivo legata a una demenza, un Parkinson, a un declino cognitivo proprio legato all'età stessa, sono più fragili e sono più soggetti a violenze. Abbiamo avuto proprio tra i nostri casi, non proprio di recente, addirittura un caso di un abuso sessuale su una signora con un'età superiore ai 75 anni. Arrivata in pronto soccorso, diciamo, per altri motivi, e noi stessi operatori non siamo stati in grado subito dall'inizio di identificare il quadro, perché comunque è difficile mentalizzare una violenza, soprattutto una violenza sessuale, nei confronti di una donna anziana. Ma le statistiche e i dati a livello nazionale e internazionale invece ci dicono che purtroppo gli anziani possono essere vittime di violenza non solo psicologica, economica, ma fisica e soprattutto anche di violenza sessuale. A questa interessante, purtroppo, informazione che tu ci dai, la metto insieme a un'altra che ho letto recentemente, che poi sono stato spinto a leggere attraverso quell'orribile femminicidio contro la Giulia Cecchettin, Filippo Turetta, il suo cosiddetto fidanzatino. L'ha uccisa in modo barbaro e terribile. Ecco, questo femminicidio mi ha fatto venire in mente un dato che ho letto recentemente. In Gran Bretagna il 40% dei femminicidi sembra che si svolga nella fascia d'età tra coetanei di 18 a 25 anni. La domanda che mi pongo e ti pongo è questa, ma allora anche per quanto riguarda, chiamiamoli così, i nativi digitali, questo fenomeno continua a sussistere? Continua a sussistere e cambia anche aspetti, perché purtroppo spesso le violenze in quella fascia d'età si manifestano sotto altre forme di violenze, violenze psicologiche sotto forma di revenge porn, sotto forma di stalking. La cosa da cui partiamo, dobbiamo partire, di questo posso parlarne anche come presidente della Commissione Pari Opportunità, è che purtroppo il nostro paese sta scontando un grossissimo divario per quanto riguarda la parità di genere, che poi è alla base di quelle che poi piano piano porteranno alle conseguenze che poi porteranno alla violenza. Cioè la violenza non è altro che, io dico sempre, il tetto di una casa, che se noi non costruiamo bene dalla base, togliendo quelle che sono le discriminazioni di genere tra uomo e donna, poi chiaramente portano inevitabilmente ai massimi estremi, che poi sono la violenza e il femminicidio. Tieni conto che l'Italia, secondo quello che è il Global Gender Gap Report del 2020, in cui sono state analizzate quattro dimensioni, cioè l'attività delle donne per quanto riguarda l'economia del paese, l'istruzione, la salute e la sua emancipazione politica, è passata in un anno al 70, se non sbaglio, al 79esimo posto, cioè prima di noi ci sono paesi come il Kenya e l'Uganda. L'Italia è un paese dove non esiste la parità di genere, perché le donne non partecipano, sono poco rappresentate a livello politico, il tasso di occupazione femminile è drasticamente basso e sappiamo bene che gli stipendi tra uomini e donne non sono, diciamo, comparati, soprattutto nel privato, e questo chiaramente non aiuta le donne a poter uscire da situazioni di violenza, laddove c'è anche spesso una violenza oltre che fisica, economica, sia perché le donne spesso hanno sempre più ruoli di responsabilità per quanto riguarda la cura delle famiglie, non ci sono i supporti a livello sociale per aiutare le donne nel cammino dal punto di vista professionale e nel lavoro, per esempio l'alternanza lavoro-famiglia. Quindi tutto questo porta a quel brodo culturale, mi dispiace dirlo, ma maschilista, sessista, patriarcale,
che ancora non è scardinato neanche nelle nuove generazioni e che poi porta alle violenze sia nei giovani, sia nelle fasce di età intermedie e infine nelle fasce più anziane. E quindi, se capisco bene, la libertà della donna fa ancora paura o no? La libertà della donna fa ancora paura e lo dimostra il fatto che i femminicidi e le violenze sulle donne sono rappresentate nel mondo con una prevalenza che è praticamente uguale in tutti i paesi, quelli più emancipati e anche da quelli meno emancipati o più, diciamo, sviluppati da un punto di vista economico. Quindi anche paesi del nord Europa come l'Islanda, la Finlandia, i paesi scandinavi che sono all'interno di questo Global Gender Gap Report tra i primi paesi nel mondo dove sono quasi annullate, diciamo, ho detto quasi perché ancora non esiste nessun paese nel mondo che ha raggiunto la piena parità di genere. Anche in questi paesi, purtroppo, dove le donne sono più indipendenti, economicamente più forti, più impegnate nella vita politica, i femminicidi persistono. Grazie Piera per queste importanti informazioni che ci hai dato. Ci rimane una parte che io vorrei affrontare a breve con te di nuovo e riguarda proprio ciò che accade nei dettagli sul nostro territorio. Lo vedremo la prossima volta. Intanto ti ringraziamo molto per essere intervenuta di nuovo nei nostri studi, ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro e per quanto riguarda noi. Noi ci rivedremo alla stessa ora la prossima settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie.